Good evening. Good evening and welcome to the Walter Reed Theater. Uh, this is our second screening tonight in the Open Road series, New Italian Cinema, a series co presented by the Film Society of Lincoln Center and Instituto Luce Cinecittà, along with the help of the wonderful sponsors you've seen uh, flashed on screen. Uh, this is an extraordinarily powerful film. I had the great pleasure and privilege of seeing it at its world premiere at the Berlin Film Festival a few months ago. And, I can tell you, at the end of the screening, uh, nobody moved. Everybody was just really, I think, glued to their seats. And in a way, it was a film that I think brought, for so many people who were in that audience, uh, many painful memories as well as just a, a sense of, you know, what really had been going on during those terrible days in Genoa. Uh, years ago. And indeed, it's an enormously powerful film, and we're delighted to be able to have the director here to talk about the film and, of course, engage in some discussion with all of you following the film. So please welcome the director of Diaz, Daniele Vicari. Uh. Grazie davvero di essere qui a vedere il mio film. Grazie uh, per really il film. Per me è un privilegio um, avere la possibilità di mostrare il film che state per vedere eh, qui a New York. Uh, sono reduce da alcune proiezioni che sono state fatte nel Festival di mm, eh, Seattle. per uh, me è un privilegio il mio film. Here in New York I'm just sort of uh, survived having shown uh, my film a few times at a festival in Seattle. Ovunque vada nel mondo uh, incontro qualcuno che ha avuto a che fare con i fatti che racconto. Infatti durante una proiezione lì a Seattle uh, il, si è alzato in piedi dopo la proiezione si è alzato in piedi il papà di una ragazza che era all'interno della scuola Diaz, cioè del luogo di cui io racconto la storia. And wherever I show the film, I run into someone who knows or is familiar or has been affected as part of these events. In fact, at one of the screenings in Seattle, a man stood up and his uh, daughter had been uh, interned in the school, the DS school. Dentro questa scuola e dentro una caserma dove furono portate le persone arrestate, c'erano alcuni ragazzi americani molti tedeschi, molti francesi, molti spagnoli, persone un po' di tutto il mondo, in qualche modo quindi questo film riguarda un po' tutti purtroppo. And inside this school and inside the casern um, they had as prisoners uh, young people from uh, Germany, from, uh, many from Germany, from France, from Spain, and a little bit from all over the world just showing you the extent to which these awful events had touched so many lives. Quindi ringrazio gli organizzatori di questa bella rassegna e vi auguro buona visione. Again, just to remind you, we will be here, of course, at the end for a Q&A, so if you can, please stay. I'm sure it'll be a very lively and interesting discussion. And second thing, please do not use your cell phones during the screening. We had a little problem with that the last screening, and if you could just put them away right now and, and not text or anything else for the next couple of hours, that'd be great. Thank you. Please welcome once again, Daniele Vicari. If I can start, can you talk about the process of elaborating your screenplay? The stories that you chose were they based on things that you heard or things you invented? Or please talk about the writing process for this film. Uh, il film è stato interamente scritto e basato su storie realmente accadute. Io avuto tre fonti di Principali, la prima fonte sta, eh, eh, sono gli atti dei processi, il processo Diaz e processo Bolzaneto. Sono processi che sono durati dieci anni e diciamo noi abbiamo fatto una selezione di questi atti, abbiamo letto circa 10.000 pagine di atti. Eh, la seconda fonte importante è stato il rapporto diretto con le persone coinvolte che sono abbiamo incontrato sia manifestanti um, well che sono stati picchiati che i poliziotti, alcuni poliziotti. La terza fonte fondamentale sono state le immagini di repertorio che a Genova sono state realizzate in maniera molto copiosa, diciamo, c'erano moltissimi cineasti che hanno girato centinaia di ore di materiale di repertorio. Queste sono le tre fonti principali. film is uh, based entirely upon uh, true stories, I uh, three main sources. The first source were the uh, court records uh, for the two trials that took place. They took place over a period of two to ten years: the Diaz uh, trial and the Bolsonetto trial. Um, and this, uh, so we went through about ten thousand pages of uh, court records. The second source was uh, direct relations talks with the uh, people who were involved in these events, both the uh, protesters who had been beaten and policemen. And the third source was uh, images, pictures uh, from uh, the thousands of reels taken by filmmakers and photographers that were there and, uh, and photographed it. Why did you decide to do a kind of fractured timeline, where suddenly we get flashbacks and and, and a way in which not telling the story in a simple, linear manner? Um, y y Io ho cercato di farmi suggestionare dal modo in cui, durante il processo, è stata raccontata questa storia. E siccome la storia è molto complicata e, e coinvolge centinaia e centinaia di persone, la prima scelta che abbiamo fatto è stata quella di realizzare un film corale, senza un protagonista. Per noi, il protagonista appunto, è la storia che raccontiamo. E la seconda scelta che abbiamo fatto è sempre relativa alla difficoltà di mettere insieme tutte le parti che compongono questa vicenda eh, e ci siamo ispirati proprio alla ricostruzione che, son, che è stata fatta dai giudici eh, della storia. I giudici dovendo, i, in particolare i PM, dovendo raccontare alla Corte come sono andate le cose, e la stessa cosa hanno dovuto fare gli avvocati. Eh, sono stati costretti a fare andare avanti e indietro nel tempo per non perdere nessuno degli elementi fondamentali del, per la comprensione della storia. Questo ovviamente eh, è diventato anche un, un, diciamo, una scelta di carattere espressivo, perché raccontare in maniera non lineare questa storia ha significato interpretarla in un modo molto particolare che è quello che avete visto voi sullo schermo. Um, well, uh, the choice to tell it in this sort of uh, fractured manner uh, was I just wanted to uh, allow, in a certain sense, the court records, the trial, to, uh, s to help shape the way that I was going to tell the story because what happened in the trial was there was this going back and forth. Um, and it was an extremely complicated story involving hundreds of people. So, the first choice that I made was to make it a choral story uh, with no uh, single protagonist other than history itself, which is the main protagonist. The uh, second choice uh, stemmed from the difficulty of trying to put together all of the different parts of this very complicated story. And here I allowed our, uh, myself to be sort of inspired by the, uh, again, by the trial, but by the Way that the story was put together by the judges and also by the prosecutors and the lawyers who were involved in the trial who were doing uh, this sort of going back and forth trying to put the events together in order not to lose any one element of uh, that story and this was also an expressive choice uh, then not to tell the story in this in a, in a linear fashion. Ci siamo accorti che questa struttura narrativa aveva delle somiglianze incredibili con dei grandi film del passato, per esempio con The Killing, che eh, eh, praticamente ha una parentela molto stretta il, la forma del racconto, eh, con un andirivieni temporale continuo e con, con l'idea di seguire ogni singola storia. Eh, tornando ogni volta indietro per raccontare la, la nuova storia, insomma. Quindi questo ci ha confortato, ci ha detto che era possibile che qualcuno prima di noi eh, l'aveva già fatto in maniera molto efficace e quindi abbiamo preso coraggio e l'abbiamo fatto così. And uh once I'd finished writing, I sort of uh, realized that the structure that we had used also was a uh, very reminiscent and very similar to some great films of the past, in particular The Killing. With which it, it shares some strong resemblances, uh, first in the way that we're sort of going back and forth in, in time, and then also in telling individual stories and bringing them to an end and then beginning another story. So we were actually very encouraged, very heartened to find that the that the work we'd done did have such a great antecedent. And finally, my last question. Qual era la reazione del film in Genova? Mi wondering se you attivato any screenings in Genova del film e come la gente ha Ho capito, ho capito. Eh, <coughs> il il uh, Richard era presente alla proiezione al Festival di Berlino e ha visto che il pubblico ha reagito in maniera molto calorosa: no? si sono alzati tutti in piedi, 1800 persone hanno applaudito per 20 minuti. Quando abbiamo proiettato il film a Genova, cioè che è stata la proiezione successiva praticamente, è successo esattamente il contrario. Il pubblico è rimasto gelato sulle sedie. E a un certo punto si sono accese le luci e io e Domenico, il produttore del film Procacci, ci siamo guardati un po' spaesati e dirono: Oddio, abbiamo fatto una frittata. E invece le persone si sono letteralmente messe in fila e ci hanno ringraziato. Quando è finita questa litania di ringraziamenti io devo dire la verità, non mi reggevo più in piedi perché dentro la sala c'erano molte persone coinvolte direttamente nei fatti, come era accaduto tra l'altro a Berlino, perché in sala a Berlino c'erano molti ragazzi tedeschi che erano presenti dentro a Diaz, però in sala per esempio c'era la, la mamma, il papà e la sorella di Carlo Giuliani, il ragazzo che è stato ucciso. Uh, uh, Richard knows of what he speaks because he was in Berlin uh, when it was the film was shown at the Berlin Festival, and there, uh, with an audience of one thousand eight hundred people, everyone stood and uh, applauded for twenty minutes. Uh, in Geneva, where the film was shown right afterward, there was an opposite reaction. When the film ended, people were frozen in their seats. The light came up, and they were there. And both uh, I, I and the uh, producer, Domenico Procacci, sort of looked at each other and said, Boy, we've really screwed up. And instead, the audience lined up to greet us, to thank us for what we had done. And this litany of thanks is really hard. I could hardly stand on my feet at the end. Um, there were many people there in the audience, as there were in Berlin, who were directly involved in the events, including the mother, the father, and the sister of uh, Carlo Giuliani, the boy who was killed. And the sister embraced me and cried in my arms for half an hour. Okay, let's get some questions from all of you. Yes? Could you speak to the involvement of Romania and the choice to be filming some of this in Romania? You should talk about the fact that. Il film che avete visto è realizzato quasi interamente in Romania. Mm, tutte le scenografie che vedete nel film sono ricostruite, quindi le riprese non sono dal vero. Era un, molto buffa la situazione, sembrava di stare sul set di Avatar, perché era tutto verde. <coughs> e il per cui preso questa, I due motivi principali per cui abbiamo preso questa decisione sono: uno, la difficoltà molto grossa di girare il film in Italia per motivi di ordine pubblico. Anche per l'organizzazione stessa delle riprese, avremmo dovuto bloccare per mesi e mesi la città di Genova e questo non, non sarebbe stato possibile. Abbiamo girato solo una settimana e la città è andata nel, nel panico perché ha una viabilità impossibile. Genova è una città che ha una viabilità inge quasi ingestibile. E il secondo motivo è stato di carattere produttivo, perché Domenico Procacci fino al momento in cui abbiamo deciso di fare le riprese non aveva nessun finanziamento in Italia. Ha avuto un appoggio da parte di un produttore francese e di un produttore rumeno. Il produttore rumeno che si chiama Bobby Paunescu, che è un regista, ci ha detto "Venite a vedere <coughs> i nostri studios Ormai qui ci girano registi di tutto il mondo. Se pensate di poterlo fare lì, potrebbe essere un modo per risolvere una parte dei problemi prodotti del film. E in effetti ha avuto ragione lui. Abbiamo lavorato lì. e L'abbiamo realizzato interamente in studio. The film was almost entirely shot in Romania, which means it it's almost all a reconstruction. And it was very bizarre shooting it there. Um, Because it was like being on the set of Avatar sometimes, since it was all green around us. Uh, the, the sets being green and everything. The two uh, main reasons for which we shot in Romania the first was a logistical problem. Um, it is almost impossible to shoot in Italy. To shoot in Genova would have taken us months, it would have blocked up the traffic. Um, it is uh, hard enough uh, as it is. We did shoot for one week in Genoa, and already there was a kind of total panic. It's a, it's a very unmanageable city. Uh, the second re uh, reason, regarded uh, the production facts. Um, we did not have any financing for the film until we began shooting. We did have uh, the support of a French and of a Romanian producer. The Romanian producer's name was Bobby Bion. Bobby Brownesco. Bobby Paunescu. Paunescu. Um, and, and he said to us, "Look, why don't you come to Romania? Um, we have uh, many world-famous directors are working there right now. We have uh, studios. Uh, come and check them out, and we did, and, and in fact, that's how it went. All the way in the back there.: Could you speak in English? It's, much, it's easier if you go in English, sir. You all heard the il film in Italia è uscito due mesi fa, è stato distribuito abbastanza bene, anzi direi molto bene in tutte le città italiane e ha avuto un buon risultato dal punto di vista commerciale eh, il, e continua ad essere in sala. Il film ha fatto molto discutere, eh, pare che si sia aperta anche la possibilità di una vendita in televisione che... Una, una delle cose che è stata impossibile fino a questo momento, a causa dei temi che tratta il film, le televisioni, né pubbliche né private, hanno mostrato un interesse almeno fino ad ora. Invece, ora pare che ci sarà la possibilità di mandarlo in tv e questo permetterà a milioni di italiani di vederlo. Il um, film came out in Italy two months ago. Um, the distribution was quite good. and the box office was uh, very good, uh, and it's still in the theaters, uh, and it and it was provoked a great deal of debate. and now it seems there's also the possibility to sell it to the uh, tv stations, um, which had been impossible until this point uh, because of the themes that the film deals with. neither private nor public channels wanted to touch it, but now it seems that this possibility has opened up. questions? yes, ma'am. two questions the first has to do with why perhaps you didn't get into the reasons behind the events that we see not you showed us what happened but perhaps not why it happened and second would it have been possible to make this film 5 or 6 years ago instead it's coming out uh, almost 10 years after the events that it's describing no non sarebbe stato possibile fare questo film 5 anni fa perché per poterlo fare così come l'abbiamo fatto, cioè senza reticenza era necessario aspettare la mm, almeno il primo grado, la sentenza di primo grado dei processi Diaz e Bolzaneto. Um, it would not have been possible to make this film 5 uh, years ago because what we need uh, with 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 the kind without the um the well in the kind of unrestrained or, or with Uh, fashion in which we wanted to do it we to await the uh, from e the, first, uh, trials, the, Diaz and the trial. Non si possono attribuire a un corpo dello stato degli atteggiamenti o delle azioni che non sono state in qualche modo provate in un tribunale altrimenti il film non può circolare. A vita breve basta una denuncia per fermarlo. Uh, because you cannot uh, accuse the state of having a committed a uh, criminal act until that has been found in a criminal court otherwise uh, the, the distribution of the film could be stopped by a single denunciation of it in merito alle responsabilità politiche io credo che siano molto estese che riguardino uh, sostanzialmente non solo il governo berlusconi ma anche altri governi che l'hanno preceduto e lo hanno succeduto perché questo, questi eventi accaduti nella scuola Diaz e a Bolsaneto sono il frutto di decenni di malgoverno della polizia italiana e soprattutto il frutto di una cultura eh, mol, di grande chiusura culturale e intellettuale dell'Italia il motivo per cui ho mostrato uh, le conseguenze degli avvenimenti, cioè il tipo di violenza e il modo in cui questa violenza è stata esercitata è perché tutti quanti tutti quanti dobbiamo guardarla in faccia, perché ci somiglia. And with regard to the political responsibilities, there is enough to go around. Uh, it's not just uh, the fault of the Berlusconi government, but also of the governments that both preceded and followed that, uh, because Uh, the What we see happening in this Diaz and these Bolsonetto trials and around them is uh, the result of decades of a failure to adequately govern the Italian police force and a closed-mindedness, a cultural and an intellectual closed-mindedness in Italy. If I represented the consequences uh, of these acts, the type of violence that was perpetrated and the way in which it was perpetrated, it was because I think that we have to look these. look this in the face and see our own reflection detto questo nel momento in cui queste cose accadevano c'era uh, il governo del signor Berlusconi e io l'ho inserito nel film perché questo sia chiaro e lui ha rappresentato la faccia ridicola comica della politica italiana e il film rappresenta quella tragica having said <laughs> Uh, having said that uh, silvio berlusconi was the prime minister at the time that these events uh, took place and he represents a sort of ridiculous uh, the comic face of italy while the events that i'm portraying represent the tragedy and the tragic face at one point in the beginning of the film when they're talking to the police the police someone says padua body does that mean there were policemen from all over italy who came to genoa for this event Sì, a Genova erano presenti oltre 70.000 70 poliziotti e militari. Per, per l'occasione furono mandati persino le guardie forestali a fare ordine pubblico. Io ho un amico nelle guardie forestali che si è rifiutato di andare perché quando ha indossato i quando ha indossato la, la, la divisa uh, antisommossa, eh, si è sentito male. Ha detto ma io che ci faccio qua? Io, se, io devo spegnere gli incendi nei boschi, non posso andare a massacrare di botte persone senza essere preparato. La gestione di Genova è stata molto grave, molto ha messo secondo me in grave difficoltà eh, l'Italia, l'immagine dell'Italia, eh, ma la responsabilità di questa cosa io credo che ricada anche su... I governi del G8, e la dimostrazione di questo fatto sta nel semplicemente nel, nel fatto che poi nessuno di questi governi ha seriamente protestato con l'Italia per come sono stati trattati i, i loro cittadini. Um, 70,000 uh, policemen and uh, military men um, were sent to, Gen to Genoa from all over Italy, including forest rangers. Uh, I know a, a friend of mine who's a forest ranger. Um, s refused to do it because he said when he had to put on the sort of uh, anti riot uh, gear, it made him feel sick to his stomach. Uh, this idea of having to go and, and beat up people without, you know, uh, for, and he said, This is not my job to go, go beating up people. I'm, you know, my work is to put out fires. And I think that the complete catastrophe of the way uh, this crisis was uh, managed. Was very harmful to the image of Italy um, and to Italy itself. And this is a responsibility not only of Italy, but also of all of the G8 governments, because not a single one of them lodged a serious protest against Italy for the way their citizens were treated. Yes, gentlemen, right here. Hang on. Why wasn't there really an international inquiry into these events? And why weren't any of the high ranking policemen or officials charged? Appunto. <laughs> Good question. I want to clarify one thing. atti di processi. Credo di aver fatto la peggiore esperienza umana e psicologica che abbia mai fatto nella mia vita. Mi sono fatto una serie di domande, che sono delle domande molto gravi e anche radicali, devo dire inevitabili. Mm, per esempio, la più ricorrente in me era quella relativa alla democrazia, cioè questa qui è una forma di democrazia. Se in una democrazia occidentale può accadere questa cosa, noi siamo sicuri no, che non accada. Ancora non possa accadere anche altrove. Queste domande sono delle domande che mettono in questione dal punto di vista mio di cittadino, mettono in questione la saldezza la forza e l'integrità delle istituzioni. Io ho voluto mantenere fino in fondo le domande, le domande che mi sono poste leggendo gli atti, ho voluto in qualche modo introdurle nel film. Il film non dà risposte. Questo è un film, diciamo, che eh, Fa sì che lo spettatore entri al cinema con 3-4 dubbi e ne esca con 3-400. Credo che noi dobbiamo farcele queste domande. E quindi la ringrazio di averla fatta. Io, però, non so rispondere. I think um, you know. In the Minutes of the Trial was one of the worst human and psychological experiences of my life. Um, I think that. Uh, You know, uh, I asked myself some very radical and some very serious, but also inevitable questions in doing this. But the most recurrent was, um, if this is a democracy, if, if this is something, if it within, a within a Western democratic system, something like this could happen, can, uh, how can I imagine how bad can it be elsewhere? I mean, this even worse can happen elsewhere. Um, and I think that it planted doubts in me that um, as a citizen. Uh, regarding the solidity, the strength, and the integrity of our public institutions. And I wanted to sort of keep these questions within the film um, to sort of. Uh, uh, so I ask these questions within the film, but I do not give an answer. So, in, in the same uh, sense, uh, a member of the audience might come in with uh, three or four questions and come out with three or four hundred questions. So uh thank you for the question uh, and I think that you should go away with any questions, but I cannot give you answers. Okay. Yes. Sir. What, uh I was curious about choice the the rate of beginning of the movie, to the actually this meeting and uh some fish and the loops. I don't know if that's an act of thought or it's talk about what the in the beginning? Yeah, those are just little clips we're showing. They're part of uh, different clips of the Olympics, you know. So it's, it's not really part of the film. Not part of the film. All right. Rischiano di essere molto attuali. Questo vuol dire. Yes, right. Do you mean that there's a risk that they might uh, come true today? Yes. In, in the of the Olympics, dentro dentro il, carcere di il carcere, la caserma di Bolzaneto, perché non era un carcere, era una situazione molto provvisoria, i poliziotti si sono lasciati andare a cantare tutta una serie di cose che io non ho inserito nel film perché ho trovato che fosse sufficiente la, uh, la filastrocca sul manganello che canta il, uh, il medico fa questa specie di visita terrificante alla ragazza. Però tutti i testimoni del processo raccontano di canzoni fasciste cantate continuamente. E io siccome non conoscevo quella lì, Manganello Manganello, ho imparato qualcosa, <ride> eh, ho pensato che fosse anche per il testo che ha, che fosse più comprensibile nella traduzione. Agli spettatori di tutto il mondo, per esempio, Faccetta Nera è una canzone poco comprensibile, no? mentre Manganello, Manganello arriva subito il significato. Di, eh, non ho voluto nemmeno calcare troppo la mano per un altro motivo: perché credo che sia una facile via d'uscita anche quella, oltre a cercare di dare delle responsabilità con nomi e cognomi, che sono, si possono dare, per, per carità, ma rischiano di essere anche quelle. Delle spiegazioni un po' semplicistiche e anche consolatorie, no? se è colpa di qualcuno, allora siamo a posto, puniamo lui e abbiamo risolto il problema. Invece, non è così. Allo, st allo stesso modo, eh, infarcire il film di canzonette fasciste avrebbe fatto uh, in qualche modo ci avrebbe fatto sentire bene perché avremmo detto, tutti, ah, ma quelli sono fascisti, e invece, no, non sono semplicemente fascisti, non sono solo fascisti sono anche molte altre cose, sono padri di famiglia, ragazzi e ragazze, eh, gente che ha fatto l'università, che dirige la polizia italiana, quindi eh, diciamo, rappresenta molto bene almeno una parte consistente del, del, della, del nostro paese. E quindi alla fine ho, ho pensato che quella forma di fascismo così evidente in qualche modo poi potesse nascondere quella che io personalmente considero una responsabilità collettiva. Perché una cosa così accade sicuramente a causa delle istituzioni che sono ridotte nei modi, nei termini in cui sono ridotte in questo momento il nostro paese, ma accade anche perché in qualche modo c'è un intero paese che quantomeno si distrae, fa finta di non vedere o preferisce non vedere. Uh, in the uh, Bolzanetto uh, casern, uh, which I started to call uh, a prison, it's, it wasn't a prison; it was a temporary prison of sorts. Uh, there are uh, records of the policemen having uh, sung fascist songs, and uh, this comes across in the trial records, and uh, and saying things that uh, would have been very easy to insert in the film for documentary reasons. Uh, the only one that I did use was this Manganello, Manganello, which I didn't know about, the nightstick, nightstick uh, rhyme that the policeman said, or that the doctor said during that horrible uh, uh, visit of, of the girl to the prison when he was checking out the girl, making her a strip. Um, and this is something uh, that has truly happened. Uh, there were many fascist songs that were being sung in the Caserm at that time. Uh, this is the only one that I used, uh, partly because I thought it would be more understand it would be easier for international viewers to understand and as opposed to a classic Italian fascist song like as Nera, the little black face um, at the same time however uh, I didn't want to to exaggerate too much it would have been too easy to sort of make uh, kind of excuses to give us a kind of easy out as viewers and to simplify the story to sort of console our by saying that it was someone else's fault that all of this happened that there is one culprit that could easily be identified um, so i didn't want it to make it so easy then for the viewer to feel so good about this and to just say oh well this happened because and they did this because they were fascists they were not just fascists or only fascists they were fathers brothers uh, or boys and girls uh, university graduates who were commanding the police, representing then a very uh, significant portion of Italian society. Uh, and in the end, uh, I think then to sort of exaggerate just the this sort of fascist songs uh, would have been too obvious and it would have relieved us of the kind of the collective responsibility that we have for this. As well as a relieving, a, a sort of uh, blocking the kind of uh, examination that we need of the public institutions of Italy uh, and the state of decadence in which they are today, as well as the utter distraction of our citizens, who don't look at what's happening either because they don't want to or they are not able to. Okay, time for one more yes, ma'am, on the side. Ma a un certo punto durante quei giorni si parlava di più morti, no? Perché la, il livello di violenza che si esercitava nelle piazze e quello che poi eh, si è esercitato dentro la squadra di Ierza bolzaneto ha fatto pensare a tutti che non fosse possibile che ci fosse un solo morto. Ne no. risulta uno e siamo sicuri che sostanzialmente è uno. Certo è un miracolo che non ce ne sono stati altri. Uh, durante uh, i days of these events, uh, the violence of Uh, both in the piazzas and in the bolzanetta were s was so severe that it didn't seem possible that there was only one person that died, but uh, by a miracle, it seems that only one person uh, was killed and finally, what is the sort of status of the trials now? Are there cases in court against either individual policemen or other government bodies that we're waiting for the verdict of or waiting for some result that could punish those responsible. Uh, i, pro I processi sono arrivati alla Corte di Cassazione. In Italia i processi sono hanno tre gradi: il primo grado, il secondo grado e la Corte di Cassazione. A giugno l'11 giugno eh, ci, sarà il processo, eh, ci, ci sarà la Corte di Cassazione per la Diaz e a luglio per Bolsonaro. E poi c'è un terzo processo che riguarda alcuni eh, manifestanti che sono stati accusati di devastazione e saccheggio e sono stati condannati dai 10 ai 15 anni di prigione. E la Cassazione, siccome gran parte dei reati, come ho scritto alla fine del film, sono prescritti, la Cassazione è di, di fronte a un bivio. Se rinvia il processo, e, e per magari per vizi di forma o per alt qualunque altro motivo, e costringe eh, la, la Procura a ricominciare il processo, automaticamente andrà tutto in prescrizione. Se invece confermerà le condanne, vuol dire che la Polizia italiana verrà decapitata. Well, in, in Italy, first of all, there are three, uh, automatically three different levels of a trial. There's a first trial, there is an appeals trial automatically, and then there is a court of cassation, the Supreme Court of Italy. On uh, June 11th of this year, the court of cassation is hearing the uh, Diaz trial, and in July, instead, the uh, Bolzanetto trial. Um, and there is also a, another trial that is going on against uh, certain protesters who uh, were found uh, guilty of having sacked uh, public bu buildings and were and received ten to fifteen year sentences. Um, the, we're really in facing a bivouac of sorts. It's a kind of uh, difficult moment right now because uh, depending upon what cassation decides, they might. Uh, decide that the whole uh, trial has to uh, take place again, at which point the statute of limitations will expire on these crimes, or if they sort of confirm the findings, that, so it sort of would decapitate the Italian uh, police force. Okay, well, Daniele, thank you so much for the film and for coming <laughs> to New York, and thank you as well.